Dietro quattro mura, rete grigie dalla monotonia del tempo. Domani, al di là del buio, verso dune di silenzio, fugge la visione di te. Il mio delirio è in un risveglio senza corpo, con nell'anima la felicità di volare. Rimane un palpito d'ali nell'aria, il mio desiderio ingigantito. Mi sforzo di sognare. Oltre la luce stride pallida una favola. Mi viene incontro nel sonno della morte. È una fragile speranza, un brivido nel sole. Sono le mie mani gonfie di vento. La verità, amore, è nel commiato dolce delle cose, alle cose che l'oblio rinnova. Una delle cose particolari che mi possono essere accadute è che ogni anno per il concorso Libri Diversi, che alla fine realizza una pubblicazione in omaggio per ogni concorrente, questa è quella che toccò a Corrado Carbè, il marito di Maria Pina. Lui era in ospedale morente, me l'avevano segnalato, l'amico mi aveva segnalato ciò, un amico comune di me e di Corrado, Luigi Figara, mi disse: sbrigati a definire il tutto perché abbiamo poco tempo. E in questo concorso è previsto che il titolo sia dato da me attraverso la lettura delle poesie, e amo prenderlo normalmente da un verso, e per definire quella collocazione del poeta sospeso tra la morte e la vita, io diedi proprio questo titolo: io sono lì sospeso tra nuvole, sogno e vento. Questo è stato il titolo. Che e allora lui, che era ancora tra noi quando definimmo questo titolo, ma io ne avevo pensato un altro, mi disse, come facevo io a dirgli che per noi il significato della condizione in quel tempo erano questi versi, tra l'altro inseriti in un contesto bellissimo. Anche la copertina non gli piacque. Non gli piacque neanche la copertina, ma definiva la condizione del poeta come al solito nella più totale precarietà in quel momento. Abbiamo parlato tanto di precarietà. E allora